Fila è un'azienda che nasce a Firenze per scelta della famiglia fiorentina Antinori. L'azienda poi si sviluppò anche in Nord Italia e si concentrò fondamentalmente fino ai primi anni 70 sui prodotti per colorare. L'azienda poi ebbe uno sviluppo abbastanza organico. L'azienda aveva un problema che era un'azienda esclusivamente italiana, quindi il cui fatturato si realizzava quasi esclusivamente sul mercato italiano. E questo ne rappresentava un rischio piuttosto importante. E cominciò tutta una serie di acquisizioni che allora riguardavano esclusivamente i prodotti per i bambini. E si iniziò con l'acquisto della Dica Pongo, un'azienda fiorentina famosa per i marchi Das e Pongo, poi con un'azienda francese, poi abbiamo acquisito un'azienda in Sud America che produceva matite con un marchio conosciuto in Cile e in Argentina. Poi si fece un salto rilevante facendo un'OPA con un'azienda quotata in America, la Dixon Ticonderoga, nel 2004, per cui allora il mercato americano rappresentava chiaramente un mercato importantissimo per lo sviluppo. Dopodiché a fine degli anni 2000 si decise di diversificare nel settore del fine art, acquisendo direi i principali marchi al mondo come Canson in Francia, Dale Rowney in Inghilterra. Abbiamo acquisito il leader americano sempre nel settore fine art e oggi l'azienda, che nei primi anni 90 fatturava circa 20 milioni, fattura a livello mondiale circa 700 milioni. La storia di questo progetto inizia nel 2016 in realtà, quando sono state effettuate le rilevanti acquisizioni da parte del gruppo Fila. Il gruppo si è reso conto della necessità di una maggiore integrazione, ovviamente da un punto di vista business, di processi, ma anche di soluzioni e di strumenti information technology come fattore abilitante di questa integrazione. Uno degli obiettivi principali era proprio anche quello di costruire una cultura aziendale o di gruppo comune, no? Tramite delle regole, dei processi, delle procedure che fossero utilizzate più o meno nello stesso modo da tutte le società. Questa necessità o questo obiettivo è stato sviluppato innanzitutto cercando di definire delle logiche di identificazione, cioè di codifica comuni per materiali, clienti o comunque gli oggetti di business principali che su SAP vengono gestiti. Sicuramente nella definizione di regole di controllo e quindi anche di approvazione o di monitoraggio di spese correnti o investimenti, un piano dei conti comune a livello di gruppo. Sicuramente una delle sfide più grandi che oggi siamo riusciti in parte a vincere e che continuiamo ad affrontare ogni giorno e che ci accompagnerà anche nel futuro è quella di migliorare e introdurre degli elementi di innovazione da un punto di vista di gestione della supply chain, gestione della fisicità del materiale. Il progetto del gruppo Fila è un vero e proprio progetto di business e technology transformation, dove la tecnologia abilita la trasformazione del business. Ebbene, il gruppo ha avuto il coraggio, io amo dire, di affrontare un vero percorso di trasformazione, trovando sulla soluzione SAP S/4HANA una eccellente risposta alle loro esigenze. L'obiettivo quindi è stato quello di affrontare un core model per tutte le 20 società del gruppo e portarlo gradualmente in implementazione in tutti i paesi, in tutte le country, sulle varie società. L'opportunità è stata quella di mettere a fattore comune con il team di Fila le esperienze estremamente consolidate di Capgemini sulla soluzione tecnologica di SAP S/4HANA, unite alle nostre best practice nel mondo manufacturing. I prodotti Fila sono per definizione prodotti analogici, nel senso che sono prodotti destinati alla scrittura, alla creazione di oggetti tramite modellazione di paste o altri modi di esprimersi mediante la creatività. Dietro questi prodotti, proprio per cogliere gli obiettivi di cui parlavamo prima, cioè quello di una sempre maggiore soddisfazione del cliente, una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti e anche una sempre
migliore qualità dei nostri prodotti, c'è una ferma volontà di investimento e di realizzazione di tecnologie che possono essere classificabili nell'ambito dell'industria 4.0 o digital manufacturing, di cui Fila ha iniziato a dotarsi e continuerà a sviluppare nei prossimi anni con grande determinazione.